Una differenza di soli 273 voti tra Federico Scaramucci e Maurizio Gambini, i due candidati rispettivamente di centrosinistra e centrodestra che corrono per la carica di sindaco ad Urbino, domenica 23 e lunedì 24 giugno la città tornerà a votare per il ballottaggio delle elezioni amministrative che decreteranno il sindaco e il Consiglio Comunale. Domenica sarà possibile votare dalle 7 alle 23, lunedì invece dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà immediatamente al termine delle operazioni di voto. Noi abbiamo fatto un risultato veramente molto importante con la nostra coalizione al primo turno, abbiamo quasi raggiunto il sindaco uscente che effettivamente ha già perso perché ha perso oltre 800 voti. Dopo il primo turno significa che dopo cinque anni se perdi 800 voti vuol dire che qualcosa non è andato bene, significa che la città se non ti ha confermato al primo turno probabilmente non ritiene questa amministrazione che debba andare avanti. Sinceramente sono contento del risultato perché con un esercito di candidati dall'altra parte non era sicuramente facile vincere al primo turno anche se siamo a fare il ballottaggio proprio perché siamo capoluogo di provincia se non lo eravamo a quest'ora non c'era bisogno di fare lo spareggio quindi andiamo con serenità a questo spareggio perché abbiamo visto che il consenso dei cittadini c'è e quindi siamo tranquilli al primo turno Gambini ha ricevuto il 48% di preferenze, Scaramucci invece il 44,7% dei voti in occasione del ballottaggio il sindaco uscente Gambini correrà da solo su Portato dalle liste con cui si era presentato alla prima tornata elettorale. Dall'altra parte, Scaramucci ha stretto un'alleanza con Maria Francesca Crespini della lista civica futura, che nel primo turno ha ottenuto 617 voti. Mancano pochi giorni, come ha affrontato questa settimana? Ma la settimana l'abbiamo affrontata ovviamente facendo le nostre attività, consultandoci con le persone. Abbiamo fatto due incontri al giorno sul territorio perché il Comune di Urbina è un comune con non molti abitanti ma con un'estensione territoriale grandissima e noi siamo andati in ogni luogo a richiedere il consenso ai cittadini e a spiegare il nostro progetto anche se lo conoscevano, però ecco, ci abbiamo tenuto a rivedere i cittadini e hanno, ci hanno confermato quel grande consenso che è stato diciamo, un po' alterato dai tanti candidati che avevamo dall'altra parte. Tantissimo entusiasmo, tante persone, tantissimi giovani che sono eh, veri protagonisti di questa campagna, ma anche tante persone di esperienza che stanno costruendo insieme a noi questo nuovo progetto per la futura città che verrà, anche a seguito dell'apparentamento che abbiamo avuto con la lista civica di Francesca Crispini che si chiama Futura, con il quale abbiamo condiviso un programma molto affine sul turismo. Sulla sanità, che è uno dei settori principali di cui ci dovremmo occupare, perché è un settore in difficoltà e dobbiamo tutelare l'ospedale di Urbino e far sì che i servizi sanitari territoriali siano all'attezza del nostro compito. Un messaggio per i cittadini? Ma il messaggio per i cittadini è che finalmente stiamo scrivendo la nuova storia della città di Urbino. Non togliendo nulla quella che rappresenta la storia passata, che è veramente una storia importante, ma con il capoluogo di provincia e con il progetto della provincia di Urbino adesso facciamo veramente la storia nuova. Il tuo voto conta tantissimo. Quindi, il 23 e il 24 di giugno, domenica e lunedì, dovete tornare a votare per dare un progetto nuovo a questa città. Dopo dieci anni è ora di voltare pagine. Quindi, noi ci aspettiamo che i cittadini abbiano voglia di un progetto nuovo, di prospettiva, che possa far sì che i tanti meno il calo degli abitanti, il calo delle imprese, il calo delle presenze turistiche e soprattutto il calo degli immobili, possano di nuovo tornare ad essere dei più.